SPA è un'azienda familiare che è cresciuta negli anni, quindi durante dagli anni 70 ad oggi, quando mio papà, il dottor Alberto Bellini, la fondò, l'azienda ha avuto un periodo di forte crescita. La crescita è sempre stata a due cifre ed è accelerata negli ultimi anni quando diciamo noi tre fratelli entravamo in azienda e davamo un nuovo impulso all'azienda. Ad oggi la Bellini SPA conta circa 60 dipendenti, 6 chimici di laboratorio che lavorano sulle attività di ricerca e sviluppo. Abbiamo 24 partner internazionali in altrettanti paesi all'estero. Produciamo circa 10.000 tonnellate di lubrificanti all'anno, abbiamo un tasso di crescita al 2009 del 15% e il nostro fatturato ad oggi è di circa 22 milioni di euro. La Bellini investe moltissime risorse nello sviluppo tecnologico di nuovi prodotti. L'innovazione secondo me è una parola chiave per la nostra azienda, in primis a livello tecnologico, ma non solo. Innoviamo anche a livello di modello di business, quindi a livello di marketing, a livello di strategie di internazionalizzazione. E quindi questa innovazione a 360 gradi e in tutti gli ambiti dell'azienda ci permette di avere il successo che ad oggi la Bellini ha. Quindi nel 2017 la Bellini ha dato via un progetto di investimento per la realizzazione di una nuova nuovo stabilimento giusto a fianco al nostro, per andare a cercare insomma di ridurre quelle limitazioni alla crescita che derivavano da una struttura che ad oggi non è più dimensionata al fatturato e agli interessi della Bellini in Italia e nel mondo. Quindi sì, entro la fine del 2017 o nei primissimi mesi del 2018 sarà operativa una nuova struttura con nuovi miscelatori, dei nuovi impianti produttivi, e questo ci permetterà appunto di sostenere la crescita che questa azienda sta facendo. Ogni cliente ha delle esigenze particolari che sono specifiche per la sua applicazione, per le cose che fa, e quindi la Bellini è in grado di produrre e realizzare prodotti ad hoc studiati tailor made sulle esigenze particolari di ogni specifico cliente. Un focus importantissimo è lo sviluppo di tecnologie verdi. Nel 2009 abbiamo ottenuto un grosso finanziamento dell'Unione Europea per un progetto di sviluppo di lubrificanti biologici che andassero a sostituire i lubrificanti a base minerale, che sono quelli tipicamente usati nella metalmeccanica. Qualità, quella Bellini la intendiamo a 360 gradi, quindi non riguarda solo le caratteristiche di un prodotto, ma anche come il prodotto viene consegnato, prodotto e gestito, dal momento della ricezione dell'ordine al momento in cui il prodotto viene messo nella vostra macchina. È un'automazione, diciamo, che è finalizzata sì a ottenere l'efficienza produttiva, ma soprattutto per trasferire al cliente, diciamo, il prodotto che esattamente ha comprato, quindi la qualità a livello assoluto sia in termini di tempi di consegna, ma anche di qualità delle materie prime e della formulazione e della produzione. Quindi il sistema, oltre a fare una produzione semiautomatica, controlla anche che il prodotto rispecchi le caratteristiche che deve avere per essere consegnato al cliente finale. A fine produzione l'operatore preleva un piccolo campione che viene portato in laboratorio. Il laboratorio fa una serie di analisi che possono variare per la tipologia di prodotto e dà il via libera per lo scarico. Quindi una volta, solo quando il laboratorio dà l'ok, l'operatore può confezionare il prodotto all'interno dei fusti, delle cisterne o delle taniche. Quindi abbiamo la piena tracciabilità della produzione. Bellini non fa soltanto innovazione di prodotto, ma fa una innovazione a 360 gradi del prodotto, guardando anche il concetto di responsabilità nel creare un nuovo prodotto e nel innovare i nuovi prodotti. Non cerchiamo soltanto le performance e il rapporto performance-costo, che è ormai un dato di fatto, ma cerchiamo anche qualcosa di più che non è magari richiesto dal cliente, ma è tutto quel tema legato alla responsabilità di emissione sul mercato di un prodotto chimico. Il prodotto chimico deve essere sicuro per l'ambiente, sicuro per il laboratorio e sicuro per la comunità. Il laboratorio è ben dotato per essere un'azienda delle nostre caratteristiche ed è stato rinnovato recentemente nel 2014, è stato raddoppiato l'area e fatto una serie di investimenti di tipo strumentale. In questo laboratorio facciamo varie attività legate al controllo qualità delle materie prime, del prodotto finito e dell'analisi dei prodotti in uso, in modo tale da dare assistenza al cliente anche dal punto di vista analitico. Ma la maggiore attività che facciamo è proprio quella dell'innovazione di prodotti.
prodotto. Un'innovazione di prodotto che nasce da un rapporto stretto con il cliente, dove percepiamo tramite i nostri tecnici commerciali, che sono tutti di estrazione di tipo chimico laboratoriale, ricerchiamo le esigenze anche inespresse dei processi produttivi dei clienti, in modo tale da ritornare in laboratorio, analizzare queste richieste e trasformarle poi in un prodotto chimico ben formulato che possa non solo soddisfare le esigenze espresse del cliente, ma anche quelle inespresse, come quello della responsabilità verso gli operatori, verso l'ambiente, verso la comunità in generale. Linee di prodotto che ci contraddistinguono in tema di responsabilità di sviluppo nuovi prodotti sono essenzialmente due. Uno è la linea Arol Bio, è la nostra linea di prodotti interi per la lavorazione meccanica, nata proprio con al centro la responsabilità verso l'ambiente e verso l'operatore. Effettivamente siamo stati nel 2009 la prima azienda a immettere sul mercato a livello italiano e tra le prime due a livello europeo prodotti per la lavorazione meccanica di origine naturale a base vegetale. Questo permette non solo, come detto prima, di garantire le performance del prodotto, ma anche è lungimirante perché abbiamo guardato proprio l'aspetto più ambientale e la sicurezza dell'utilizzatore finale, tra cui l'operatore che lavora con l'olio e tutti i giorni a contatto con l'olio. Effettivamente questa tipologia di prodotti, tra i prodotti chimici più venduti in Italia, è quella che più spesso è a contatto con l'operatore e la responsabilità nostra è quella proprio di avere sviluppato un prodotto che abbia le caratteristiche di salutarietà nei confronti dell'operatore e ridurre l'impatto igienico-sanitario. Ovviamente poi allacato a questo aspetto ci sono aspetti di performance. Abbiamo dimostrato con una ricerca fatta negli anni tra il 2007 e il 2009 con l'Università di Milano, il Politecnico di Milano e l'Università del Centro Italia, abbiamo dimostrato che l'utilizzo di questi prodotti non solo è sicuro per l'operatore e per l'ambiente, ma garantisce performance anche all'ordine del 30% in termini di riduzione usura e performance in termini di finitura della lavorazione meccanica. Abbinata poi una sicurezza di punto di vista anche di vigile fuoco, perché questi prodotti hanno un punto di fiamma estremamente elevato e un utilizzatore con un'azienda meccanica sa benissimo quali sono i rischi nell'utilizzo di prodotti lubrifrigeranti, e avere un prodotto che abbia un punto di fuoco o un punto di infiammabilità elevato permette di avere una maggior sicurezza, soprattutto in quelle attività dove ormai il ciclo continuo, il lavoro H24 è sempre più in aumento e le macchine sempre più spesso lavorano senza presidio dell'uomo. L'altra linea di prodotti, sempre parallela a quella dell'Arol Bio, lubrifrigeranti interi per la lavorazione meccanica, sono i lubrifrigeranti emulsionabili per la lavorazione meccanica. Il mercato effettivamente si divide al 50% sulla prima categoria di prodotti e il 50% sulla seconda categoria di prodotti. Anche sulla seconda categoria di prodotti, oltre a garantire le performance, noi garantiamo l'aspetto igienico-sanitario, perché l'operatore a contatto tutti i giorni, 8 ore al giorno con questi prodotti deve garantire una maggiore compatibilità con l'irritazione, ridurre l'irritazione della pelle, delle mani, delle vie respiratorie e degli occhi, e avere un prodotto che dall'origine utilizzi delle materie prime anche di estrazione cosmetica permette di ridurre questo rischio e questo viene apprezzato dall'operatore. Poi le altre performance che noi ricerchiamo all'interno di questa categoria di prodotti lubrifrigeranti emulsionabili in acqua sono proprio anche quelle di biostabilità e di resistenza e riduzione della marcescenza dei prodotti. Questo lo facciamo grazie anche a una tecnica di laboratorio, di ricerca e sviluppo, che è quella dell'approccio chemiometrico allo sviluppo di nuove formulazioni. Questo approccio chemiometrico e sviluppo di nuova formulazione è un approccio matematico-statistico che permette di tenere sotto controllo varie variabili, tutte quelle citate in precedenza, e cercare di ottimizzarle tutte cercando un effetto sinergico tra i singoli componenti delle formulazioni. Faccia conto che una formulazione della linea Torma lubrifrigerante emulsionabile è costituita anche da 35 componenti e spesso cercare il sinergismo tra questi 35 componenti può fare la differenza, e solo tanto un approccio matematico-statistico può aiutare a tenere sotto controllo tutti questi 35 componenti cercando la situazione ottimale. Il processo non consiste soltanto nell'aggiungere questi componenti, ma cercare anche di condividere l'informazione in modo tale da avere traccia di tutte le operazioni di produzione.
Vuol dire che ogni operazione viene controllata col codice a barre, e il codice a barre è collegato in wifi e collegato col nostro sistema di gestione, che ci permette di lanciare gli ordini al fornitore se una materia prima che stiamo utilizzando va sotto il minimo scorta. Automatismi digitali che ci permettono di essere veloci nell'approvvigionamento delle materie prime, oppure analizzare statisticamente quanto impieghiamo a fare una produzione rispetto a un'altra. Questo serve anche per aiutarci nel pianificare le giornate di produzione. Noi lavoriamo su due turni, adesso inizieremo a breve il turno notturno. Questo vuol dire che se noi riusciamo a riempire e saturare il nostro processo, il nostro impianto, permette anche di essere veloci e reattivi nella risposta al cliente. Questa è la nostra forza, noi riusciamo a essere reattivi e flessibili e dare dei tempi di produzione paragonabili a quelli che sono del prelievo dal magazzino al prodotto finito. La rete commerciale di Bellini si avvale prevalentemente, diciamo, di agenti, quindi che sono persone che collaborano direttamente con l'azienda. Vengono formate in azienda e vengono anche formate sul campo da parte di un gruppo, diciamo, di lavoro interno, che sono proprio dei tecnici un po' più specializzati, che internamente poi seguono e supportano gli agenti, diciamo, per la vendita. Seguire le esigenze del cliente, in quanto i clienti continuano a sviluppare tecnologie sempre maggiori, più innovative, hanno bisogno di prodotti customizzati, diciamo, quei prodotti realizzati per le loro esigenze specifiche, e noi abbiamo un laboratorio molto, diciamo, esperto, attrezzato proprio per seguire queste esigenze del cliente e quindi riuscire, diciamo, a supportarli, diciamo, nello sviluppo e nei loro, diciamo, processi produttivi. Il post vendita per noi, diciamo, che è più essenziale, diciamo, del prevendita. Perché? Perché chiaramente i nostri prodotti devono essere seguiti, devono essere tenuti sotto controllo, e questa assistenza continua al cliente deve essere data. E quindi proprio per questo abbiamo un laboratorio molto attrezzato, facciamo direi all'incirca 5.000 analisi all'anno, che sono importanti per supportare, diciamo, l'assistenza, la continuità, diciamo, del buon funzionamento dei nostri prodotti.